secco, ultimo scalino della cassa delle pippe, che in una rappresentazione allegorica della società stava a mangiare patate chi sorce gli irlandesi in fondo a Titanic. Gli ho chiesto: ma secco, Santa Brigida, ma non ti rendi conto che l'abbiamo delusa? Ma come convivi con sta consapevolezza di essere un carnefice? A me me ne frega un cazzo, andiamo a piangere gelato. Ma com'è possibile? Ma non c'hai un minimo decore per quella povera donna che potrebbe essere nostra madre? Non ti senti una merda a deludere le sue aspettative? A me me ne frega un cazzo, andiamo a piangere gelato. In realtà oggi mi rendo conto che Secco non deludeva niente a nessuno, perché la Mazzetti non aveva mai proiettato nessuna aspettativa su di lui. Non l'ha manco mai chiamato alla lavagna, non gli ha mai chiesto niente. Lo guardava come se guarda una macchia di muffa nell'ascensore, che un po' ti dà fastidio, ma alla fine è competenza del condominio, mica tua. Che te magni? E lui mi risponde: boh. Ma con una noncuranza come se fosse una questione irrilevante. Io lo invidio, perché nella natura di Secco c'è questo suo essere completamente indifferente alla proiezione nel futuro delle conseguenze delle proprie scelte, che lo fa vivere in un'incoscienza serena come certi bambini o certe razze dei cani, che infatti poi per andare appresso una pallina se fionnano nel stesso piano. Secco mi diceva: ma perché continui a padda tappa con questi ragazzini? Devi far pagare online. Secco se mangia le parole, quindi non si capisce, ma nella sua lingua questo significava: devi fare poker online, che era il mezzo con cui lui si sostentava. Ogni volta io venivo colto da una specie di orgoglio romantico illuminista e gli dicevo: no, amico mio, perché anche in questa frustrante situazione io comunque stabilisco un rapporto con questi ragazzi che tu col tuo algido gioco d'azzardo non proverai mai. Cioè, sono sporco di grasso, abbiamo bucato una ruota, tra 40 minuti parte il treno e noi stiamo sotto casa di Secco che non scende. Io mi attacco al citofono, mi fa sbroccare sta cosa che non scende. 20 minuti fa, quando stavamo a trafficare con la gomma, l'ho chiamato per dirgli: oh coglione, scendi, stiamo qua sotto. Pure se non era vero, mentivo falso come un gesuita, perché lo sapevo che tanto ci metteva 2 ore a scendere. Ma lui riesce a neutralizzare tutti i miei trucchi mentali jedi, perché padroneggia l'oscuro segreto dei Sith, che lo rende più potente di qualsiasi forza della galassia. Ovvero che non gliene frega un cazzo se la gente aspetta, se uno ci affretta, se perdiamo il treno. Sì, però stai tranquillo, ce la facciamo. A me, quando stiamo in camera, cioè io e Secco stiamo in una camera e Sara sta in un'altra, cioè saremmo quasi, siamo pure già in pigiamati, solo che dramma dei drammi, io devo pisciare. Ma te devi pisciare? Ma che cazzo me frega, io là ci torno, piuttosto mi piscio addosso, tanto manco il letto mio. Questa filosofia a me mi convincerebbe pure, se non fosse che dovevamo dormire nello stesso letto. Ma d'altronde la giornata è iniziata in mezzo al piscio dei cessi di Porta di Roma, è pure giusto che finisca così. Andiamo a piangelato? Dai, porco due, stiamo a funerale. Vabbè, ho detto se andiamo a piangere l'altro, mica se andiamo a farsi la pippa. Che è rispettoso. Perché lì c'è allergico al lattosio, mo? Vabbè, comunque non era questa la domanda. Era un'altra, più impegnativa. Oh, ma te lo sapevi? Che Alice forse mezzo mi batteva i pezzi? Sì. Scusa, ma come lo sapevi? A te chi t'ha detto? Ma ha detto lei. Quel giorno rispondeva al telefono, alla fine mi ha chiamato a me e sono beccai. E che cazzo avete fatto? Non è piangelato. E che t'ha detto? Oh, tutte cose, ho fatto così voi 4 ore, alla fine penso solo a sfogare. Io ho detto che sarà una merda e mi rispondeva anche a me, però siamo amici uguali. Ma scusa, ma perché non me l'hai detto? Sono passati 2 anni e mo sta di mo dopo che si è ammazzata. Vai, puoi rispondere a te, ma adesso è il segreto tuo. E vabbè, allora ero io l'unico che non ci aveva mai capito un cazzo.